Hanno preso un pupazzo con le sembianze di Greta Thunberg e hanno deciso di impiccarlo sotto un ponte a Roma. E tanto che c'erano, ci hanno messo anche un messaggio di quelli che vorrebbero essere solenni e invece non significano un cazzo. Greta is your God, scritto in inglese, ovviamente, perché quando fanno una cagata vogliono anche sentirsi internazionale, questi. Vorrebbero essere Banksy, invece sono solo degli imbecilli del quartierino che vomitano addosso a qualcuno di conosciuto sperando di avere un po' di riflesso. E invece, a forza di spargere merda, non sanno che tornano solo gli schizzi. Eppure i fantocci, quelli veri, dico, non sono quel pupazzo appeso sotto al ponte. I fantocci, quelli veri, sono quelli che hanno bisogno di strusciarsi contro qualcuno, meglio ancora se in evidenza, se personaggio pubblico, meglio ancora se internazionale, per ritagliarsi un po' di notorietà e per provare a redimere la propria invidia e i propri fallimenti. Sono quelli che ancora non hanno capito che lo scopo di una ragazzina di 16 anni, e in fondo è proprio quello il suo valore, è di avere acceso una discussione su un tema comunque urgente e comunque molto sottovalutato dai media, dalla politica e dal dibattito pubblico. Prendersela con lei, piuttosto che discutere delle tesi sul cambiamento climatico, è da fantocci, appunto. Sono fantocci anche quelli che continuano a contestare le soluzioni di Greta, dicono così, senza rendersi conto che lei non sta proponendo soluzioni, sta semplicemente evidenziando un problema. Se vi sentite soddisfatti della giustezza di discutere di un giorno di scuola saltato per andare in manifestazione, beh, allora qualcuno dovrebbe avvisarvi che state parlando d'altro, che non è quello il tema che Greta Thunberg e il movimento che da lei è nato sta discutendo. Del resto, proprio Greta, all'inizio della sua protesta, quando non la conosceva praticamente nessuno, diceva: "Perché dovrei studiare andando a scuola se i capi di governo non ascoltano ciò che dice la scienza?" Ecco, questa è una buona domanda, cari fantocci. E sono fantocci quelli che usano una ragazzina. Poi notatelo, per favore. Sempre con le donne escono gli istinti peggiori dei vigliacchi. Sempre così. E questi usano una ragazzina per volere combattere il mondo. Allora, fate una cosa. Al posto di impiccare pupazzi, uscite di casa, metteteci la faccia, prendete un microfono, prendete carta e penna, spiegate le vostre idee e poi voltatevi e provate a notare quanti e come vi seguono. Perché in fondo, guardate, da sempre gli odiatori provano a travestirsi di contenuti, ma gli odiatori senza odio rimangono in mutande. Sono vuoti. Sono niente. Buon martedì.